dal nostro corrispondente nel 1942. Magreglio, dal Monte Corbera si è staccata una frana di oltre 200 quintali e un'altra di minore entità sopra l'abitato di Civenna. Dal nostro corrispondente nel 1671. Battista Ratto, console di Onno, informa il prevosto di Asso di un furto nella chiesa di Sant'Anna mentre si celebrava la messa nella chiesa parrocchiale di San Pietro Martire. Fu tolta fora la cassetta della detta Gesa et levati gli denari. Io Aloiso Muzzi, a nome di Battista Ratto, per non sapere lui scrivere, ho sottoscritto. Dal nostro corrispondente nel 1942. Vallassina, sono state emanate una serie di norme per evitare l'individuazione notturna da parte dei bombardieri alleati e altre misure restrittive che interessano anche la nostra valle. Passo ora la linea alla redazione per l'approfondimento di Paolo Ceruti. Cari amiche e amici, buona Vallassina. L'illuminazione pubblica durante la guerra è vietata, così come quella delle vetrine, dei semafori, dei distributori di benzina e fari delle auto anche in campagna. Nell'abitazione, nei pubblici esercizi, nei negozi, negli uffici si deve evitare il trapelare di ogni luce. In genere sono utilizzati della carta blu e tende oscuranti, oltre a lampade il meno luminose possibili. I parafanghi di auto, moto e biciclette devono essere contornati da una fascia bianca dipinta per facilitare il riconoscimento durante le ore notturne, ovviamente non fosse vigente il coprifuoco o per i mezzi che dovevano circolare per emergenze. Dall'ottobre del 1944 il possesso di biciclette e tricicli va denunciato e quelli di proprietà delle famiglie di renitenti e disertori vanno consegnati in municipio. Inoltre, durante il coprifuoco dalle 8 di sera alle 5 del mattino, la bicicletta poteva essere solo spinta a mano. I veicoli a trazione animale debbono portare fanali a petrolio con luci azzurrate.